Benvenuti al nuovo appuntamento con il Domenicale. Celebriamo oggi la terza domenica del tempo ordinario. Ascoltiamo ora la presentazione delle letture e poi il Vangelo, accompagnati dalla meditazione artistica di Monica Michelotti. La terza domenica del tempo ordinario ci racconta l'inizio della predicazione di Gesù in Galilea, il suo trasferimento per la residenza a Betsaida e la chiamata dei primi discepoli. Viene poi completata con questo trittico dove si dice appunto che Gesù guariva ogni sorta di malattia, che predicava nelle sinagoghe e soprattutto che la sua fama si estende in tutte le regioni circostanti. Abbiamo dunque una descrizione dell'inizio travolgente del ministero di Gesù che lo indicano subito come un personaggio particolare e soprattutto lo indicano dentro una speranza messianica, appunto quella del compimento e delle opere che il Messia avrebbe dovuto compiere. Così ad esempio la prima lettura, il testo di Isaia, ci racconta di questo episodio che poi è citato all'interno del Vangelo di Matteo e quindi come annuncio e compimento. La seconda lettura, il testo di Prima Lettera ai Corinti, dopo il bellissimo inizio della settimana scorsa, si entra nel vivo di una comunità che concretamente si divide anche per i suoi evangelizzatori. Io sono di Paolo, di Apollo, io di Cefa, ma Paolo dirà che Cristo non è stato diviso e soprattutto non nel nome di Paolo siete stati salvati e concluderà dicendo: non sono venuto per fare discepoli, cioè battezzare, ma annunciare il Vangelo. Questo è il comando del Signore. E quindi se da una parte il percorso di una comunità anche si può arenare, si può anche rallentare per le divisioni interne, dall'altra non si deve perdere però il percorso e l'obiettivo, e cioè quello di annunciare il Vangelo, perché così il Signore ha voluto e così ci ha mandati. Dal Vangelo secondo Matteo. Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nazareth e andò ad abitare a Cafarnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zebulon e di Neftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Terra di Zebulon e terra di Neftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti. Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce. Per quelli che abitavano in regione e ombra di morte, una luce è sorta. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino». Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo loro padre, riparavano le loro reti e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. Dopo aver ascoltato con voi il Vangelo, vorrei sottolineare un aspetto. L'Evangelista Matteo spesso nel commentare scelte o spostamenti compiuti da Gesù o pensando agli episodi dell'infanzia dalla sua famiglia, sottolinea come le scelte siano legate a un adempiere ciò che era stato annunciato dai profeti. Anche nel Vangelo di oggi viene fatta questa sottolineatura. Si recò verso le città del mare perché si adempisse ciò che era stato detto. C'è un voler mettere in luce come le scelte compiute da Gesù realizzino la scrittura e realizzino gli annunci dei profeti.
una sollecitazione questa anche per la nostra vita, per renderci conto come nella nostra vita ogni occasione che la vita ci mette dinanzi, anche quelle non programmate, anche quelle non progettate a tavolino, siano, possano essere, possano rivelarsi, possano trasformarsi in situazioni nelle quali concretamente sperimentare che si sta portando avanti un progetto che è un progetto sia nostro che del Signore. Gesù non si reca a Cafarnao per adempiere la scrittura, si reca a Cafarnao a motivo della persecuzione che subisce il Battista. E poi nel rileggere la vita di Gesù, che allora si vede in questo un segno di quella parola del profeta Isaia che annuncia anche per le città del mare il vedere apparire un segno di salvezza, di speranza, di cambiamento. Allora, le due cose stanno assieme. Un saper leggere la propria vita riconoscendo le occasioni anche che ci vengono date per poter andare avanti e portare avanti con la nostra vita un rapporto con il Signore che realizza i suoi progetti nella nostra vita, realizza e porta avanti la salvezza anche attraverso la nostra vita. Per oggi ci fermiamo qui, vi auguro una buona domenica e arrivederci alla prossima.